Gianni Colacione dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Oggi è il 20 gennaio 2012, siamo alla prima giornata, ormai in serata, e siamo in compagnia di Marco Cappato. Non servono altre presentazioni, ovviamente. Marco Cappato, che è consigliere comunale a Milano, e ci ha fatto nel suo intervento un piccolo, diciamo, report dell'entrata in vigore a regime di una nuova iniziativa, insomma, che sarà presa nel Consiglio Comunale, che è quella appunto dell'area C. Ecco, se ce ne vuoi parlare e ci dici come sta andando. Allora, intanto c'è stato un referendum che abbiamo promosso anche come radicale, un comitato trasversale, Milano si muove, si chiamava, 24.000 firme raccolte, 5 quesiti sul traffico, ma anche sul verde, sull'Expo, sui navigli e sull'energia, cioè una trasformazione ecologica di Milano. Il primo referendum sulla mobilità prevedeva proprio il rafforzamento dell'area a pedaggio, a pagamento per il centro di Milano, che si chiamava Ecopass, e il rafforzamento di questo sistema passando un vero e proprio pedaggio sul traffico. E quel referendum è stato vinto al 79% e prevedeva anche il rafforzamento del trasporto pubblico, delle piste ciclabili, delle pedonalizzazioni. Mentre sugli altri referendum ancora non c'è stato alcun recepimento formale dei quesiti referendari, su questo almeno l'area C, cioè la trasformazione e potenziamento di quest'area a pedaggio, è stata realizzata. Significa che qualsiasi macchina, tranne delle esenzioni, per esempio i disabili o le auto elettriche, insomma, e altre cose di questo tipo, ma diciamo qualsiasi macchina che dalle 7:30 di mattina alla 7:30 del pomeriggio, della sera, si trova a entrare a uno dei varchi dell'area centrale, la cosiddetta cerchia dei bastioni, paga 5 euro e per i residenti un, 40 ingressi gratuiti più un ticket poi di 2 euro. Il risultato è che in questi primi giorni c'è stata una diminuzione di circa il 40% di ingressi di auto private al centro di Milano. Sono esentati i taxi, sono esentate le auto del car sharing e ovviamente questo significa anche un maggiore utilizzo del trasporto pubblico e anche delle biciclette e di altri sistemi di mobilità sostenibile. Quindi c'è una risposta positiva da parte della cittadinanza, insomma non ci sono verificati grossi episodi di dissenso sul territorio? C'è anche un dissenso, quindi sarebbe inutile negarlo, soprattutto all'inizio, quando una misura del genere ha delle sacche di impopolarità. I sondaggi dicono che c'è comunque una maggioranza di consenso e ovviamente il successo di un provvedimento del genere nel lungo periodo si gioca su due elementi. Primo, se i soldi poi vengono veramente restituiti ai cittadini milanesi, come chiedeva il quesito, sotto referendum, sotto forma di potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. Il secondo è una graduale estensione di quest'area affinché i benefici si possano gradualmente estendere alla città e ci sia proprio un investimento affinché l'auto privata sia sempre di meno il sistema utilizzato per spostarsi. Naturalmente, affinché questo non sia punitivo, devi dare le alternative ai cittadini, se no poi alla lunga questo sistema non reggerebbe. E Marco, pensi che potrebbe essere realizzabile anche a Roma qualcosa di simile? Ma ogni città è diversa e quindi secondo me il principio è realizzabile ovunque, perché significa riconoscere che c'è un bene comune, diciamo scarso si dice in economia, cioè non ce n'è infinitamente di questo bene comune, che si chiama l'aria che respiriamo e lo spazio nel centro di una città, che è un bene comune e che non può essere occupato, meno che mai gratuitamente, dalle macchine, che è un sistema inefficiente di trasporto, perché una macchina è utilizzata per una parte minima del tempo e per il resto del tempo, quando non è nel garage, occupa la città, la occupa sotto forma di traffico quando è utilizzata, ma anche di sosta. Allora, che sia l'area C, che sia la sosta a pagamento, che siano altri sistemi, in particolare nelle ore di maggiore traffico, credo che sia un principio che, come a Londra, come in altre ancora poche capitali europee, ma che sia un buon sistema, secondo me è un buon sistema.
Ti faccio questa domanda, diciamo, per arrivare poi a un tema che appunto riguarda questa città in questo periodo alle prese con le intemperanze, se così possiamo dire, di una categoria che è quella dei tassisti che praticamente si oppongono alle norme che sono proposte dei provvedimenti di liberalizzazione del governo. Un po' difendono interessi della loro categoria. Ecco, come pensi di commentare queste proteste? Ma ci sono due discorsi da fare. Intanto è bene rispettare un lavoro che è un lavoro comunque difficile e anche bello, ma che ha delle difficoltà, che è quello del tassista, per il quale ci sono persone che hanno impiegato dei capitali scendendo mutui, eccetera. Allora, io credo che ci voglia una liberalizzazione, ma voglio spiegare che cosa significa. Dico però anche che qualsiasi misura deve salvare questo investimento di capitale, cioè non si può pensare di svalutare la licenza e di lasciare queste persone con un tracollo finanziario personale. Allora, se per esempio si danno più licenze in una città, si deve trovare un sistema per cui se io do 10% di licenze in più, facendo cadere del 10% circa il valore della licenza, allora magari il corrispettivo di queste nuove licenze che ho dato venga utilizzato per indennizzare i tassisti. Questo parlo del capitale. Nel funzionamento, torniamo al discorso di ARC, credo che un comune che decida che il taxi è uno strumento che va utilizzato di più cittadini devono prendere il taxi invece dell'auto privata, però allora bisogna dare qualcosa in cambio, quindi per esempio con l'ARC meno traffico in centro città, le corsie preferenziali, delle zone, rendere più facile il lavoro, la vita del taxi, perché la gente lo possa poter prendere di più, allora ha senso anche, diciamo, dare nuove licenze, rivedere le tariffe, perché significa che se oggi sono 10 cittadini su 100 a utilizzarlo, dovranno diventare 20, 30, allora ha senso che ci siano più licenze, cioè dire solo liberalizzazione, senza preoccuparsi del valore della licenza e senza preoccuparsi della vita, della vivibilità quotidiana di quel mestiere, rischia di essere ideologico. Se poi si facesse, ma pare che non sia questa la volontà di Monti, senza toccare i grandi potentati economici da liberalizzare, da gas, energia, poste, televisioni, telecomunicazioni, allora diventerebbe socialmente insostenibile. Io spero che invece la liberalizzazione ci sia a 360 gradi. Lo scenario che tu dicevi del rimborso per quanto riguarda, dopo aver dato le licenze alla categoria, è proprio il sistema che vige a Bologna, dove c'è stato tra l'altro un video che è circolato di Report che proprio diceva questo, e ricevevano anche 5.000 euro per risarcirgli delle licenze date. Io penso che però, diciamo, in questo modo per fare il tassista bisogna pagare in qualche modo una licenza e poi dopo al comune, però il comune poi deve insomma, non è un po' un giro, un pizzo girato con garante il comune? Se stessimo iniziando da zero, allora io ti direi facciamo un sistema diverso da zero, però qui stai parlando di persone alle quali che sono state fatte, diciamo, iniziare a lavorare e a investire dei soldi su un sistema. Allora riformare questo sistema è utile, però non puoi fare finta che questi interessi non esistano, perché questi interessi si sono costituiti per responsabilità dello stesso comune, dello Stato. Allora, maggiore liberalizzazione, maggiore servizio, più taxi, più possibilità di circolare con il taxi in città, però rispettando delle aspettative che è lo Stato che ha creato, non è che i tassisti se le sono creati da sole perché sono cattivi, sono una cassa, sono una lobby, perché se no poi c'è una rabbia sociale che c'è comunque e che nelle misure in cui magari è eccessiva o ingiustificata va affrontata anche l'impopolarità. Non curarsi minimamente del fatto che quelle persone hanno appunto acceso mutui per 180.000, 200.000 euro perché le regole gli chiedevano di farlo,
non sarebbe rispettoso di quelle persone. Credo che e rischierebbe di essere ideologico. Allora, liberali, liberisti, certo, però non ideologicamente, perché appunto ci sono delle persone che lavorano, non è che sono persone che stanno rubando dei soldi a qualcuno. Ringraziamo Marco Cappato, gli auguriamo buon comitato. Grazie a voi. Grazie. Ciao.